Guido è morto, in esilio a Sarzana. L'avevo esiliato io lì quando ero priore a Firenze. Guido era mio amico, il mio primo amico, ma dovevo farlo. Ho sperato nel ravvedimento, in un barlume di fede in Dio, qual frutto del dolore, invece è giunta la morte. E nulla ho potuto dirgli, nulla domandargli del mare di cose che in un istante mi erano balenate in testa con violenza quando mi hanno detto che se ne stava andando. Tardi. Come dicevi, dire esilio è dire morte. Io ti ho dunque dato la morte. Cos'altro mai potrei provocare di peggio di questo? Guido, Lapo, dove siete? Ricordo il tempo in cui eravamo noi tre, giovani e felici. Come cantavo? Guido, io vorrei che tu, Lapo ed io fossimo presi per incantamento e messi in un vasel, che ad ogni vento per mare andasse al voler nostro e mio. Guido, io vorrei che tu e Lapo ed io, così cantavo per te. Quanti compagni avevo per cantar, tu non vi sarai più. Fiamme di inferno mi ghermiscono. Come ha potuto Dante, il mio amico del cuore, concepire tali azioni? Mi diceva: Guido, Guido Cavalcanti, tu sei il mio primo amico. Ma quando è stato eletto priore di Firenze mi ha condannato all'esilio. Una sentenza che per me è una sentenza di morte. Non contesto la condanna, no. Ma avrei preferito mille volte che mi avessero squartato in Firenze che farmi lentamente morire fuori dalle sue mura. Al di là di esse non c'è mondo per me. C'è solo purgatorio, c'è tortura, lo stesso inferno. Bandito dalla mia città è come fossi bandito dal mondo. E l'esilio dal mondo vuol dire morte. E quindi dire esilio è dire morte. Sento già la risposta di Dante. Nulla può consolarti, amico mio, se non trovi conforto nella fede. Eh no, Dante, la filosofia è la mia fede e le poesie le mie preghiere e il mio conforto è nel comporle. Anche quando da loro non esce altro che maggiore malinconia. Dante, Dante, accidenti a te. Quante volte mi hai detto: Guido, tu sei troppo ricco, bello e fortunato, guarda me invece. Ecco, tanto mi hai augurato la sventura senza che se riuscisse a mettermi addosso le sue grinfie che alla fine hai provveduto tu stesso. Che mi puoi dire adesso, eh? Speri forse che implori i tuoi santi a conforto nell'esilio, ma per il cielo! Chiunque ormai mi parli di conforto saprà il mio odio eterno. Voglio consumare l'angoscia di chi è ridotto a schiavo del dolore. Chi ara la terra ha almeno la speranza d'un raccolto. Io speranza di frutti non ne ho più. Attorno a me solo terra bruciata, terra bruciata. Cuor mio, per chi non sper di tornar giammai, novelle di sospir porterai. Tanto distrutto son io già, che soffrir non posso più. Per chi non spero di tornar già mai, novelle di sospir porterai. Tanto distrutto son io già, che soffrir non posso più. C'è qui qualcuno che possa parlarmi di Guido, qualcuno che lo abbia visto nei suoi ultimi giorni. Lui, così scontroso e timido, che rabbrividiva se una porta tardava ad aprirsi, se il saluto di un amico gli sembrava distratto. Oh, lo vedevo bene io come esitava a vivere, quasi la vita fosse malarica e gli attizzasse solo la pelle. E per rassicurarsi fingeva una fatuità fiorentina che non apparteneva a quel suo bel volto da filosofo dove l'intelligenza sudava da ogni poro. Ma ora era stanco e afflitto da una malinconia che quasi si vergognava di avere. La ferocia dell'esilio non gli concedeva mai lo spazio di un sorriso. Pareva diventato un corvo, dicono, con le ali aperte per coprire una morte già pronta a volar via con lui.
parlava della morte come una fuga vile. Sussurrava: ma se uno non ha più voglia di respirare, se il cielo gli sembra solo un telone dipinto, se la solitudine prende alla gola dilaniandola. Quando l'apo andò a trovarlo in esilio, passeggiarono ore e ore sulle rive di un torrentello. Guido vi buttava dei sassi, disse: ecco, essere uno di questi sassi. Ma so stare gallo benissimo, non aver paura. E scoccò una delle sue risate gelide che tagliavano l'aria, subito raddolcita dalla piega tenera, affettuosa delle labbra. L'apo, prima di congedarsi, lo abbracciò, gli disse tutto il suo affetto, la sua emozione. Guido lo guardava attonito, dentro le vesti che gli cascavano da tutte le parti, sicché sembrava un trampoliere inseguito da chissà quali presagi. Chissà se Dante ora sarebbe contento, mormorò. A Guido, come non hai voluto capire, contento io? E di cosa? D'un dolore che ti porta a una morte senza salvezza? Quando le nostre anime si son dette addio, quando? Forse una delle tante sere al tramonto della nostra amicizia in cui per congedo ci lanciavamo quegli atroci «ci vediamo, no?» che vogliono dire «io sto a casa mia e tu stai a casa tua». Poi un giorno, quando ci sembra che la voce cominci ad avere una eco troppo desolata, allora ci si cerca. E sovente non ci si trova perché si è fuori per necessità, per diporto, per amore. Oppure come Guido, perché è morto.